XVI secolo fu un secolo drammatico per i siciliani, perché i turchi intensificarono i loro attacchi. L'ammiraglio Occhialì, con la scusa di riportare la Sicilia in possesso dell'Islam, decise di intensificare questi attacchi, ma in realtà voleva semplicemente attingere materie prime come il grano, che in Sicilia era molto abbondante, invece nel Nord Africa mancava assolutamente. Allora, nel XVIII secolo uno scrittore, Agatina Parì, cercò di commentare la fisionomia della Sicilia, definendola perfetta dal punto di vista difensivo naturale. Infatti la Sicilia, essendo un'isola, era circondata dal mare, che secondo Parì forniva un ottimo mezzo difensivo naturale. Ma in realtà si sbagliava. Questo perché? Perché la forza dei turchi stava proprio nelle battaglie marittime. Inoltre, un conto è dover difendere semplicemente un tratto di costa, un conto è doversi aspettare attacchi provenienti da qualsiasi direzione. E continuava Parì cercando di commentare le nostre coste. Noi ovviamente non possediamo spiagge caraibiche, ma per lo più scogliere, ricche di insenature e di grotte. Secondo Parì, i siciliani dovevano sfruttare queste grotte per ripararsi durante gli attacchi dei turchi. Ma in realtà erano i turchi abilissimi a sfruttare il nostro territorio a loro vantaggio o ad utilizzare queste grotte come insediamenti. I siciliani in un primo momento escogitarono metodi piuttosto rudimentali. Misero del cibo all'interno delle grotte. Il cibo attirava le colombe e nacquero così le cosiddette grotte dei palumari, tipiche della zona di Modica e dell'Acese. Per esempio a Santa Tecla ce n'è ancora qualcuna. Le grotte attiravano le colombe. I cittadini del luogo la mattina si recavano nelle alture ubicate nei pressi delle grotte e lanciavano dei sassi in direzione dell'ingresso della grotta. Se le colombe fuggivano via, significava che all'interno non si trovava nessuno. Ma se le colombe, al momento del lancio dei sassi, non scappavano, significava che qualcuno le aveva precedentemente fatte scappare impaurendole, dato che si era insediato all'interno della grotta. Quindi probabilmente gli attacchi dei turchi erano ormai prossimi. Questi erano sistemi piuttosto rudimentali. Successivamente i siciliani decisero di armare una flotta. Costrinsero ogni città, in base alla propria grandezza e alla propria importanza, a fornire delle galee. Palermo dalle 15 alle 20 galee, Catania 10 galee, Acequilia 2-3 galee. La flotta aveva il principale scopo iniziale di circunnavigare la Sicilia alla ricerca delle navi dei turchi, quindi per prevenire gli attacchi. Ma controllare un territorio vasto come quello del Mar Mediterraneo è del tutto impossibile. Prevenire gli attacchi era veramente difficile. Magari 4 attacchi venivano previsti, mentre gli altri andavano a segno. Quindi i danni rimanevano comunque ingenti. I siciliani pensarono allora che la migliore difesa poteva rivelarsi l'attacco. Armarono una flotta e la mandarono contro le coste del Nord Africa, in modo da bloccare sul nascere l'avanzata dei turchi. I turchi si ritrovarono spiazzati da questa improvvisa contromossa dei siciliani, che riuscirono così a metterli in un primo momento in difficoltà. Ma purtroppo il denaro in mano ai turchi era decisamente più ingente rispetto a quello che possedevano i siciliani. Il popolo siciliano è un popolo che è stato nel corso dei secoli sempre lasciato in balia di se stesso. I signori dell'isola erano soliti difendere i propri possedimenti, il sovrano mandava delle milizie periodicamente, ma il disinteresse era palese. Allora, dato che i siciliani non riuscivano a sostenere i continui costi per costruire le galee, per armarle, i turchi ebbero la meglio, creando una flotta 5 volte superiore a quella siciliana. I siciliani allora dovettero escogitare dei metodi difensivi terrestri. Innanzitutto venne formato un esercito formato da soldati semplici e archibugieri, che però venivano mantenuti solamente per 3 mesi l'anno, dopodiché i signori e il sovrano avevano il diritto di non pagarli più. Quindi per 9 mesi i siciliani si trovavano letteralmente scoperti dal punto di vista difensivo. I cittadini del luogo erano soliti armarsi e difendersi autonomamente. Ad esempio nacquero proprio in questo periodo ad Acireale i cosiddetti cavaddari, i cavalieri a cavallo, che uomini facoltosi come ad esempio magistrati o notai salivano a cavallo e difendevano, un po' come nel codice della cortesia, le donne e i bambini, permettendo loro di ritirarsi verso l'entroterra. Infatti, se ci facciamo caso, molte delle città che sorgono nell'entroterra della Sicilia sono più antiche rispetto a quelle che sorgono sulle coste, nonostante il popolo dei siculi avesse abitato inizialmente le coste. Questo perché? Perché la nostra terra è ricca di materie prime e molti popoli nel corso della storia hanno deciso di attaccarci e attingere tali materie dalla nostra isola. Ancora, successivamente, i siciliani riuscirono finalmente a mettere in scacco l'armata turca attraverso 2 sistemi difensivi. Innanzitutto riciclarono l'idea di Giovanni de Vega, quella di utilizzare le torri d'avviso. Il problema delle torri d'avviso è che erano ubicate a una tale distanza da impedire la rapida segnalazione del pericolo. I siciliani allora appiccavano degli incendi in cima alle torri, i cosiddetti fani, i fuochi, con cui permettevano il rapido passaggio del segnale d'avviso.
I turchi erano abituati a delle guerre molto rapide, le cosiddette guerre veloci, morde e fuggi. Giungevano in Sicilia, saccheggiavano e rientravano in patria. Allora Carlo V, stanco di dover in continuazione finanziare le milizie in favore dei siciliani, decise di far costruire intorno alle città più importanti come Catania e Palermo delle cinta murarie, in modo da rendere le battaglie guerre d'assedio. I turchi erano del tutto impreparati a questo tipo di battaglie, infatti si ritrovarono spiazzati di fronte alle alte mura e alle tecnologie sfruttate e finanziate da Carlo V. In questo modo i siciliani riuscirono finalmente a respingere l'avanzata dei turchi e mettere fine a questo lungo periodo d'assedio. Praticamente le abbiamo tratte da alcune dal trattato stesso di Apari, altre dal trattato dello Spannocchi, la description che fece nel 1600 e gli venne commissionata da Carlo V, poi lui divenne segretario in Spagna. Esatto, e poi successivamente ci hanno dato invece delle informazioni tratte semplicemente da un libro di storia riguardo gli attacchi, come reagirono i siciliani, però la maggior parte è tratta proprio dai libri stessi dello Spannocchi. Tiburzio Spannocchi era stato il primo a cui avevano commissionato proprio l'ordine di trovare un sistema difensivo. Poi successivamente, quando lui venne chiamato in Spagna perché era veramente abile, fu affidato il tutto a un fiorentino, Camillo Camigliani. E dopo Camigliani, poi nel XVIII secolo commentò a Apari cercando di parlare dei nostri sistemi difensivi naturali, ma probabilmente non sapeva neanche di che cosa stava parlando. Ringrazio. Va bene, di niente. Grazie mille per avermi ascoltato. Ciao. Viene detta stanza per la veglia, infatti qui anticamente era posta la lanterna su quel piedistallo del faro. Questa lanterna venne poi spostata nel 1919 quando venne creata questa stanza e il faro, la lanterna venne posta sul piano superiore. Poi comunque possiamo dire che questa nasce come una torre difensiva, non come un faro vero e proprio, intorno al 1800, e lo diventa soltanto in un secondo momento. Infatti abbiamo la lanterna che comunque riesce a raggiungere le 22 miglia nautiche e un faro addizionale, quello che vede là fuori, che in caso di malfunzionamento si accende automaticamente. Comunque se avete visto la torre saracena, basso a sinistra, era un antico fano, cioè dal greco fanos, fuoco, e serviva per, appunto, veniva acceso all'interno un fuoco per le segnalazioni di minacce o avvistamenti in generale. Comunque ormai è un ruder del 1600. L'idea era quella di fare una sorta di filo conduttore unico che unisse poi a un certo punto queste terre con le vicende di Giovanni Verga, perché quando praticamente Verga nei suoi romanzi cita Trezza, col termine Trezza si intendeva nella seconda metà dell'Ottocento è il borgo di Acitrezza e anche la zona di Capomulini in cui siamo oggi. Verga, d'altronde lo sappiamo, nasce a Catania nel 1840 e poi tornerà a Catania più che sessantenne per morire sempre a Catania nel 1922. E naturalmente quando pensiamo a Giovanni Verga pensiamo immediatamente a al verismo verghiano, no? Quindi a questo suo modo di fare letteratura in cui praticamente manca un attimino la lente dell'artista, manca il filtro dell'autore. Questo appunto perché Verga praticamente, che è figlio di un contesto sociale particolare, un contesto sociale feudale, pensa che la realtà sia una realtà statica, che non è soggetta a cambiamenti, a differenza per esempio di Zola, che in Francia
aveva studiato il sistema della borghesia, quindi il potere economico, il potere politico, e si era convinto del fatto che la realtà fosse soggetta a cambiamenti e a miglioramenti. Invece Verga, partendo appunto dalla sua realtà feudale, è convinto del fatto che la realtà sia questa, che tanto vale descriverla per come essa è e che non ci sono assolutamente margini di miglioramento. Senza gusto, cioè senza gusto tutto un gusto. Che cos'è? Miglia. Con la buccia non c'è gusto, senza la buccia tutto gustoso. A nanna di stupa, a mangi cannetta, ave quattro figli in camisetta. Tema. Mamma di stupa, sono le noci. Di stupa? Pensa perché la buccia di fuori è più gommosa quella verde. Noi diamo. Allora, la noce ha quattro pezzi dentro. Per questo diciamo quattro fichi in camicetta. Quindi dentro il guscio ci sono quattro pezzi che sono i pezzi della noce, che sono quattro. Fittiria donna brena e bello stava. Figliando, figlio maschio lo faceva. Dopo la vistica lo battiava e femmina di famo ci mettia. Di femmina al re mascolo tornava. Dava la vita al uomo e poi moriva. Ho capito che finisce male. Alla fine. Allora abbiamo la donna brena, che sarebbe tipo il cinque, che sarebbe il grano, che sarebbe la spiga. E poi manca un pezzo che è il grano, quindi ha nome maschile perché è il grano. Da grano si trasforma in femminile perché diventa la farina, e quindi è femminile, e poi diventa il pane. E quindi ritorna maschio. Quindi ritorna maschio. Agnura la testa, dopo motto colorito si fa, chi sta in ammale, ca testa non ha. Ma sono veri? Sì, bravo. Sono freschi, tre giorni, quindi si nel 1980 non c'era computer, non c'era cellulare, non c'erano più sistemi di oggi, quindi non era una vita tanto agiata. Allora, questo è il vecchio sistema, uno dei più vecchi sistemi di alimentazione e di segnalazione. Praticamente questo è uno scambiatore luce.